gara 2 del G International GT Open a Spa. Francorchamps parte Vito Postiglione dalla pole position, mantenendo la sua posizione, difendendola dagli attacchi della Lexus e dalla McLaren alle sue spalle. Sfilano tutti senza problemi alla prima curva, già appaiati. Balfe recupera posizioni sull'Aston Martin alle sue spalle, il sorpasso anche sulla BMW di Boaveng, dietro le Lamborghini di Liberati e Amaguchi, il sorpasso da parte di Farbacher per la seconda, terza posizione, che andrà poi a prendere anche la piazza d'onore sulla vettura della Mercedes davanti a lui. Il testa coda con l'arrivo della pioggia della vettura comunque vincitrice della classe Pro Am, il contatto contro le barriere di Smikoviak, piroette per lui con le gomme da asciutto sul bagnato, il sorpasso che vale la vittoria di Farbacher su Fontana alla ripartenza dalla safety car, contatto invece che mette fuori dai giochi Fontana con Albert Costa, che transiterà terzo sulla linea del traguardo ma sarà penalizzato di 20 secondi, regalando così il podio alla McLaren di Colm Lædegaard. Vittoria, la quarta consecutiva per la Lexus, la seconda per i fratelli Farbacher, sul podio assoluto anche Pier Giuseppe Perazzini, vincitore della Pro Am, e Colm Lædegaard con l'altra McLaren.